Buonasera, bentrovati al TG Live, lo spazio informativo di Teleregione Live qui sul canale 88. In primo piano la cronaca con il terribile incidente stradale avvenuto ieri notte tra Arzachena e Palau sulla statale 125 vicino al bivio per lo Stazzo Pulcheddu. Due auto si sono scontrate frontalmente e due donne sono rimaste uccise. Si tratta di Agnese Sperduti, 77enne, professoressa di latino e greco in pensione e originaria di Frosinone, e Pucci Sassano Ladecola, di 59 anni. Anche lei laziale, ferita. Un'altra donna che viaggiava nella stessa auto delle vittime, una Lancia Y, ha invece riportato solo ferite lievi l'uomo di Palau, che si trovava alla guida di una Toyota coinvolta nell'incidente. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Arzachena, che hanno liberato le persone rimaste incastrate nell'abitacolo. La strada è stata chiusa per oltre due ore. Sono intervenuti anche il personale del 118 e i carabinieri. E ancora una tragedia, si sono tuffate in mare nonostante il vento e le onde e non sono più riuscite a tornare a riva. Amira, una bambina di 10 anni di origine marocchina, ma nata e vissuta tra Oristano e Macomer, è morta annegata ieri pomeriggio nello specchio di mare della spiaggia di Porto Alebe a Tres Nuraghes, nell'Oristanese. Ricoverata in ospedale con una sindrome di annegamento anche la sorella di 15 anni. Visitata anche l'altra sorella, la maggiore di 17 anni, che non avrebbe avuto conseguenze. Un'onda le ha travolte e trascinate al largo. Soltanto due mesi fa era morta anche la madre delle bambine. Continuità territoriale, fusione degli aeroporti, caro voli, questi i temi al centro del convegno di oggi a Cagliari, liberi di volare. Mauro Loddo di UTG. Quanto i sardi sono liberi di volare, se ne è parlato oggi nell'incontro che ha visto insieme Confcommercio, Regione, ENAC, Federalberghi e OGIA Cagliari. Tra i temi più caldi, la continuità territoriale, l'operazione di fusione delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia impugnata dalla Regione e il caro voli nell'isola. Sul tema fusione, ENAC si è detto favorevole all'integrazione tra gli aeroporti sardi, ma solo se alla parte pubblica sia garantita una quota di minoranza. Io credo che anche nell'ambito delle regole comunitarie avere la regione al proprio fianco nell'ambito di una privatizzazione aeroportuale sia fondamentale e fondante anche quello, proprio perché in questo modo è più facile evidentemente sostenere anche dei voli con l'aiuto pubblico. Soddisfatto l'assessore Moro dopo che il governo ha annunciato un intervento sul caro voli in Sardegna giudicati inaccettabili. Ma bene l'intervento del Ministero, che dà forza alla richiesta della Sardegna, anzitutto di creare un fronte comune col governo, con ENAC, per riaprire il confronto in Europa sui criteri che sottostanno alla redazione dei bandi della continuità territoriale. Ma la situazione in questo momento continua a essere critica, secondo Confcommercio. Sta danneggiando i cittadini, sta danneggiando le imprese della Sardegna, il tema della fusione non è marginale, è un tema anzi sostanziale e dobbiamo forse smetterla di costituire tifoserie, dovremmo fare una sacra alleanza tra tutti. Infine per ENAC serve un salto culturale verso il libero mercato utilizzando aiuti al vettore nei periodi invernali. E con gli aiuti al vettore evidentemente si può contrattualizzare con un vettore un'offerta nei periodi in cui chiaramente la domanda è scarsa, che ne so, i mesi invernali e qua 8 mesi l'anno, quando al contrario la domanda è una domanda importante, io lascerei al libero mercato la determinazione anche dell'offerta dei voli. Può arrivare a sfiorare anche i 1000 euro il biglietto di andata e ritorno per arrivare in Sardegna, detenere il record delle tariffe, il collegamento con Olbia. Lo denuncia il Codacons. Sentiamo Gian Domenico Mele. Chi acquista un biglietto aereo per andare ad agosto in Sardegna deve mettere in conto una spesa che può arrivare a sfiorare i 1000 euro per un viaggio andata e ritorno. Il record delle tariffe riguarda ancora una volta il collegamento con Olbia, secondo la denuncia del Codacons. Se ci si imbarca da Napoli per il Costa Smeralda ad agosto, infatti, un viaggio di andata e ritorno in aereo Napoli-Olbia può costare da 429 a 918 euro, quanto si spende per un volo intercontinentale. Lo denuncia l'Associazione dei Consumatori
consumatori commentando le misure annunciate dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della commissione di allerta rapida sul caro voli. Le tariffe dei voli aerei sono fuori controllo e ormai, nonostante l'intervento del governo, l'estate degli italiani è del tutto compromessa, spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Le tariffe, come dimostra lo studio condotto dal Codacons, sono letteralmente impazzite. Sul banco degli imputati molti collegamenti da e per la Sardegna, con in testa la classifica dei voli più cari molti di quelli che collegano Olbia con la penisola, fuori dalla tariffa onerata per i residenti, come il Torino-Olbia da 327 a 411 euro, il Verona-Olbia da 208 a 326 euro, Napoli-Alghero da 314 euro, Pescara-Alghero da 319 euro, Milano-Alghero fino a 568 euro e Roma o Milano a Cagliari fino a 569 euro. Ci sono poi la Roma-Trapani da 333 a 441 euro e la Bologna-Palermo da 342 a 479 euro. I cittadini hanno dovuto subire prezzi stellari per l'acquisto dei biglietti aerei per le vacanze estive e qualsiasi intervento sul tema arriva fuori tempo massimo, prosegue il presidente del Codacons Rienzi. Per questo attendiamo fiduciosi le decisioni dell'antitrust che, proprio a seguito di un esposto del Codacons, ha aperto un'istruttoria sul caro voli e siamo pronti ad iniziative legali a tutela degli utenti se l'autorità accerterà illeciti e speculazioni sul fronte delle tariffe aeree. Un attentato incendiario è stato messo a segno la notte scorsa a Siniscola nella centrale via Gramsci. Le fiamme di chiara matrice dolosa hanno interessato un furgone di una società ittica. La squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola è intervenuta intorno all'1:30 per il rogo che inizialmente ha coinvolto la parte anteriore del mezzo per poi propagarsi all'interno del furgone. I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme potessero arrivare alle numerose auto parcheggiate vicino. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato che ha avviato le indagini per risalire agli autori del fatto. Ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi è la condanna pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari, come riporta l'ANSA, nei confronti dell'allevatore Fabio Fois, 58 anni, di Girasole in Ogliastra, già condannato in primo grado per l'omicidio di Fabio Longoni e per il tentato omicidio di Daniele Conigio, avvenuti nelle campagne di Villa Grande Strisali nel 2017. Secondo l'accusa, Fois si sarebbe vendicato per il furto di 2 asini. Non piace l'idea della zona economica speciale unica per tutto il sud. La Sardegna chiede una ZES dedicata al territorio che, rispetto alle altre regioni d'Italia, deve affrontare le difficoltà insite nell'essere un'isola. Sentiamo Stefania Costa. La regione non ci sta ad una zona economica speciale per tutto il mezzogiorno. La proposta del ministro per il sud Raffaele Fitto, consegnata a Bruxelles, accolta dalla Commissione europea, farebbe perdere all'isola quanto già fatto nella valorizzazione delle reti d'impresa dei territori. Per l'assessore ai lavori pubblici Pierluigi Saiu, le peculiarità della Sardegna, in ordine di importanza, il fatto ad esempio di essere un'isola, necessitano di quell'autonomia indispensabile per includere attraverso un nesso economico anche le aree rimaste escluse. Di parere simile anche Michele Pais, presidente del Consiglio regionale e coordinatore della Lega, secondo il quale la Sardegna si differenzia rispetto alle altre regioni, sia per la condizione insulare, sia per quella giuridica delineata dallo Statuto Speciale. Intanto, mentre il governo italiano esulta davanti all'approvazione della Commissione europea, con la Premier Giorgia Meloni, che sul sito ufficiale del governo si dice soddisfatta dalla luce verde della Commissione alla creazione di una zona economica speciale unica per le regioni del sud Italia, definendo la stessa un cambio di passo per l'economia del sud, nulla si sa circa la regia che avrebbe l'unica ZES, unica per tutte le regioni, sono 8, oppure con coordinamenti territoriali. La partita burocratica quanto organizzativa è un'altra battaglia che la regione Sardegna dovrà condurre a livello nazionale e forse europeo. La Germania va in crisi e l'export sardo verso Berlino crolla con il timore che la recessione tedesca possa anche frenare l'arrivo dei turisti tedeschi verso l'isola e l'allarme lanciato da Confartigianato. Ascoltiamo le dichiarazioni della presidente Maria Amelia Lai. La Germania è ufficialmente in recessione. Nel primo trimestre del 2023 il PIL ha fatto registrare il segno meno 0,3%, così come era successo nell'ultima parte del 2022.
a incepparsi sono stati innanzitutto i consumi. Colpita la spesa di cibo, abbigliamento e nuove automobili, diciamo che si è scontato anche la riduzione degli incentivi per i veicoli elettrici. Il nostro ufficio studi, analizzando i dati Istat, ha registrato un calo del 23,8% dell'export delle imprese isolane verso la Germania, osservando quindi i flussi del primo trimestre 2022 con il pari periodo del 2023. La Germania va in crisi e di conseguenza l'export sardo verso Berlino crolla, ma il nostro timore è che la recessione tedesca possa anche frenare quell'arrivo di turisti che in genere coprono quei mesi di spalla per le nostre strutture ricettive. Il nostro timore è che tra qualche mese potrebbe essere veramente a rischio anche l'arrivo dei turisti. Per questo noi osserviamo con estrema attenzione l'andamento sia dell'economia tedesca sia quella dell'Unione, perché queste due analoghe situazioni stanno già frenando, e lo faranno nel prossimo futuro, l'export dei nostri prodotti, mettendo in crisi tutte quelle attività, tutte quelle piccole aziende che con il paese tedesco hanno trovato nuove e stabili vie commerciali.